fare cinema prima di tutto significa insegnare a raccontare delle storie. Io ho studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia e i miei insegnanti erano piuttosto dei grandi professionisti del cinema, che portavano a scuola più la loro esperienza di registi che un vero e proprio approccio accademico. Io credo di aver un po' ereditato questa attitudine e cerco di fare qualcosa di simile. L'aspetto più importante per me è trasmettere ciò che sta alla base del lavoro del cinema, cioè la voglia di raccontare. Tutto nel cinema è racconto, tutti i reparti dal proprio punto di vista raccontano la storia del film, che siano lo sceneggiatore, il regista, gli attori, il montatore o lo scenografo. Dunque insegnare cinema prima di tutto significa insegnare a raccontare delle storie. Io ho incontrato per la prima volta Officine Mattori alla proiezione di un mio film a Macerata nel 2012, e dove c'erano in sala molti ragazzi che seguivano i corsi e mi fecero molte domande alla fine del film. E in quell'occasione ho conosciuto Damiano Giacomelli, che mi ha proposto di seguire un corso di recitazione. La cosa mi spaventò molto perché fino a quel punto io avevo solo seguito delle classi di regia, ma fu un'esperienza molto intensa che poi si è ripetuta per mia fortuna l'anno successivo, e devo dire che in entrambi le classi ho trovato gente molto appassionata, molto schietta, immediata, molto sul presente, ecco, senza quei filtri che puoi rischiare di trovare in altri ambienti culturali più strutturati e più metropolitani. Questo è quello che bisogna aspettarsi da Officine Mattori, cioè una scuola senza filtri, giovane, appassionata, ma senza sovrastrutture. Una scuola senza burocrazia, dove i ragazzi lavorano sodo e dove io ho incontrato dei giovani che ho apprezzato sia come attori che come persone e che mi hanno lasciato un ricordo molto forte. Quello che mi piace di Officine Mattori è che rispecchia la natura di un territorio che io conosco molto bene, e il territorio dove si trova, le Marche, un tessuto di piccole e medie imprese con obiettivi ambiziosi e risultati di grande rilievo sia a livello nazionale che internazionale. E la scuola credo che abbia questo spirito qui, e sognatore ma con i piedi per terra. E questo credo che a piccoli passi le può permettere di affermarsi sempre di più, in maniera concreta ma autentica e senza emulare nessuno, e anche nel panorama della formazione cinematografica italiana, direi anche grazie alla capacità di attrarre l'attenzione di professionisti importanti del cinema, insomma. In attesa che ricomincino i corsi ad Officine Mattori, ho ricominciato a scrivere dopo aver terminato di realizzare una commedia che si chiama Lasciati Andare, che sarà al cinema da Pasqua del 2017. È una storia molto divertente, con qualche spunto profondo, ed un bellissimo cast di cui sono molto orgoglioso, che va da Tony Servillo, che è il protagonista del film, a Carla Signoris, da Luca Marinelli a Giacomo Poretti, a un'attrice internazionale come Veronica Iceghi e molti altri. E non vedo l'ora di farvelo vedere, anche se gli studenti di Officine Mattori in realtà qualcosa hanno già visto, perché sono venuti a trovarmi sul set durante le riprese. Ed è stato un bellissimo momento per loro che mi hanno visto in azione, ma anche per me, che così ho potuto in qualche maniera dare conto di quanto raccontato e affrontato in tante ore di lezione. Mi hanno aiutato anche facendo le figurazioni in alcune scene molto importanti, tra cui l'ultima. Infatti si può dire che l'ultima inquadratura del film si chiude con gli studenti di Officine Mattori che scorrono davanti alla macchina da presa, e insomma,
quando avremo modo di proiettarlo, credo che ci faremo una risata.